Cari amici, Ciao. allora direte: cosa sta facendo Antonio? No, questa sera non è una puntata per la finestra sul salotto, della finestra sul salotto, ma è un'idea che mi è venuta in questo momento, proprio improvvisata. No, vabbè, adesso Roberta dice: io sono un improvvisatore, così. Allora, vi dico subito cos'è. Secondo me è anche più bella della finestra sul salotto, più interessante, no? Nel senso che abbiamo intervistato prima un ospite americano, scusate, spagnolo, che ha vissuto in America, ha lavorato in Messico, e come sapete c'è sempre la mia cara amica Roberta, che è la traduttrice. Oramai saranno anche stufi di vedervi No, tutte le saranno salve. stufi di me, però va Inglese, bene. spagnolo, adesso anche italiano. Va bene, e come vedete, ciao Roby, che è qua, e la nostra Roberta. Ora, parlavamo, siccome diciamo adesso ormai è una vita che tanto non c'è niente di male, tanti mi dicono sempre: vabbè, ma Antonio, ma tu sei sempre così rigido, non si sa mai niente di te. È vero, infatti io tengo molto alla privacy, lo sapete tutti, e mi limito a fare proprio, diciamo, il mio lavoro, diciamo, l'artista. Però ci sono dei momenti che sei in vena, no? E devi sfruttarli. E ripeto, siccome stavamo intervistando questo artista, che abbiamo, con il quale abbiamo finito la registrazione, e nel fuori onda parlavamo con Roberta e ci è venuto in mente che eravamo, quanti anni fa, abitanti? Eravamo 30 anni fa. 30 anni fa, eravamo ragazzini, nei primi 30 anni anni fa. 90. Beh, 30 anni fa quando ci siamo conosciuti, no, il viaggio poi è stato nel 92, 93. 93-94, quindi beh, quasi 30 anni È quasi comunque. 30 anni. Insomma, comunque eravamo, insomma, ragazzini, e vabbè, insomma, attenzione, scoop, qui speriamo di andare dalla D'Urso, ci chiamerà sicuramente. Comunque, vabbè. Io e Roberta siamo stati per tanti anni, insomma, da ragazzi, insomma, stati assieme. Tanto adesso ognuno ha la sua vita, quindi si può dire Passati tranquillamente. Ma 30 anni, già sono stati tanti. Diciamo, forse sposata. fosse veramente la prima, diciamo, cotta, meno per il sottoscritto, insomma, avevo 25 anni, forse ancora meno, Eh qualche sì, anno meno. io ho 22 anni. Va bene, e comunque ci è venuto in mente, non era per dire questo, ma abbiamo Anche perché non so ricordato. quanti interessi comunque. No, no, non è questo, che abbiamo ricordato una cosa, che abbiamo fatto un viaggio un anno che è stato bestiale. Per me E il viaggio, proprio è il il viaggio. viaggio della vita. Allora, giusto 5 minuti, se avete voglia di ascoltare qualcosa di diverso, quindi vedete, informale, non la solita intervista con gli artisti, volete sentire qualcosa anche nostra, diciamo, no? Di chi conduce o traduce, come tanti dicono: ma dai, ci piacerebbe sapere qualcosa di qui e di là. Ecco, stasera, per chi volesse, chiaramente, raccontiamo qualcosa, insomma, di nostro, no? Anche se del passato, di vita vissuta, no? Chiaramente non attuale, però è sempre comunque, no? Qualcosa. E quindi dicevo, con Roberta decidemmo, pare 93-94, quegli anni lì, Sì, tutti e due, sia il 93, poi ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo replicato un po' diverso un'altra zona nel 94, 2 anni di perfetto, seguito. ok, vedi che io già questo me lo avevo dimenticato. Facemmo appunto questo viaggio, chiaramente da soli, senza, non organizzato, nel senso, organizzava lei, che Da era noi. bravissima. Ai tempi non c'era internet, non c'era niente, faceva tutto telefonicamente, mi sembra una roba bestiale. No, ma io mi ricordo che la parte, forse non dico più bella perché poi il viaggio in sé è stato stupendo, ma sicuramente una parte molto bella è stata proprio la programmazione, perché per mesi, io mi ricordo che andavamo alla Luna Park lì dell'Idroscalo e Ah, anziché andare sulle, eravamo lì a pianificare, ma è quanta vero. distanza ci sarà da I Douglas, sogni. dal Grand Canyon a Douglas, ecco, guarda, è stato bellissimo, la Guardate. pianificazione è stata bellissima, per mesi. Certo, dovete capire, almeno per il sottoscritto, che io sono arrivato fino a quell'età, circa 25-26, no, poco più di 26 anni, che io massimo andavo a Riccione. Questo era il mio viaggio più lungo che facevo, no? E quindi pensate che è stato, cioè, da passare da un'estremità all'altra, un viaggio tra virgolette avventuroso, è stata proprio un'emozione pianificarlo e viverlo, ed è stato davvero anche troppo avventuroso. E decidemmo appunto di fare con Roberta questo viaggio, Stati Uniti e Messico. Perché il Messico? Perché un paio d'anni, pochi anni prima, non so, molti magari non lo sanno o non l'hanno visto, era uscito al cinema un film che si chiama Revenge, con Kevin Costner, Anthony Quinn, e
ed era girato in E questo. dillo, la tua attrice preferita, Ai soprattutto. tempi, no, adesso ai tempi si chiamava, vabbè, Madeline Stowe, preferita perché faceva quel film. Ai tempi, e mi ricordo che quel film io al cinema lo vidi, mi pare, non so se 18 o 22 volte in un mese di programmazione. Era diventata una corazzata Potionchi praticamente, no? E portavo amici, persone ripetutamente, no? E poi alla fine con i titoli di coda chiedevo: allora, vi è piaciuto? E spesso, sai, qualche amico, amica per compiacerti facevano i loro commenti. Io ricordo, non so, un'amica Nicoletta che me purtroppo non c'è più, è morta giovane. La cara ragazza, che poverina, insomma, era un po', faceva un po' il filo, anche se non era ricambiato, ma era molto simpatica, cioè teneva la sua amicizia. E mi ricordo una sera disse: sì, ma seria, sì, Antonio, veramente, questa sera mi è piaciuto particolarmente rispetto alle altre 5 volte. I titoli di coda, soprattutto, erano molto belli, li ho visti e devo dire che erano interessanti, cioè sembrava veramente una roba di fantozzi. Ma comunque, Beh, vedete. dai titoli di coda tu hai preso poi anche le località dove è stato Sì, girato, perché voi dovete sapere che per esatto, andarci. voi, come vedete, sono matto, si vede, no? Noi artisti siamo. Sì, grazie. No, Ecco, io con te a seguirti in ma questa tutto impresa. questo, ecco, ma per essere matto te lo devi guadagnare già da quando sei ragazzino. Quindi io già ai tempi cosa feci? Andai più volte che i titoli di coda, come sapete, scorrono velocemente, quindi mi ricordo che presi i nomi di questi posti nelle location, no? Sconosciuti. Quindi con una cartina disse a Roberta: Roberta, io vorrei andare a vedere questi posti sperduti, una roba già sulla cartina, immaginate poi di persona. Comunque, presto detto, presto fatto, abbiamo fatto questo viaggio. La prima parte l'abbiamo fatta, mi ricordo, beh, abbiamo Los fatto gli Angeles, Stati Las Uniti, Vegas, Los Angeles, i posti Vegas, turistici, ecco. quasi tutto l'Ovest. Pensate, con una Pontiac, la macchina. E ovviamente guidavo solo io perché lei ha sempre avuto paura di guidare, però era un ottimo navigatore. Pensate che mi faceva guidare, ma non sto scherzando, tipo dalle 9 del mattino fino alle 6, 7 di Sì, sera, perché lì le tutti i distanze giorni, già solo da per Los Angeles a delicate Las Vegas, enormi, 6 ore passa. enormi, con le strade deserte, e una roba bestiale, Col un'incoscienza. caldo trovavamo i copertoni delle auto Copertoni delle alberi. esplose sulla strada deserta, che se non incontravi una macchina, che se succedeva qualcosa non sapevi a chi rivolgerti. Un'incoscienza che poi dovete capire che io non so cambiare una gomma, quindi ma non sto Io scherzando. poi. Quindi sono la negazione di tutto ciò che è materiale. Quindi immaginate se succedeva qualcosa. Grazie a Dio non c'è mai successo niente, ma proprio l'incoscienza. E comunque, vabbè, abbiamo fatto questo Sì, è viaggio. bella l'incoscienza dei 20 anni, adesso non lo rifarei se E non no, adesso no. pianificato, è Adesso bellissimo. pensate che faccio fatica ad andare in piazzale Loreto per dire che sono 3 minuti qui da casa mia. Cioè, mi viene male, che devo fare 3 minuti, 10 vie. Vabbè, no, ma per dire si cambia. E comunque, vabbè, a parte il viaggio negli Stati Uniti, bello, che magari è meno, direte a noi che ce frega che ci raccontate questo, no? Era per dire quello del Messico, è stata una cosa che volevamo condividere con voi, veramente, veramente pazzesca. Vabbè, negli Stati Uniti, giusto 2 parole, possiamo ricordare le distanze immense e questi No, e poi viaggi. nel Grand Canyon la riserva indiana, che siamo andati Ah, la quindi sulla riserva riserva indiana, indiana. ecco. Anzi, è stato bello e lo consiglio a tutti, se uno, non so ancora se c'è, cioè, questo era 30 anni fa, ma immagino di sì, che abbiamo, diciamo, chiesto ad un autista indiano con la Jeep, Guida. una guida indiana però, non, cioè, privata, solo per noi due, di fare un viaggio tutto attorno al Grand Canyon, dentro il Grand Canyon, e ci ha portato in questa riserva indiana dove mi avevano fatto anche la treccina, proprio non parlavano manco in territorio navajo, non parlavano manco inglese. Pensate che l'avevano presa per una del posto, Roberta, perché lei ha pensato, Spero, Bruno. pensavano fosse veramente l'adoravano perché parlavano quasi la loro lingua, perché pensavano fosse poi i tempi, aveva sta coda, sembrava proprio veramente una navajo praticamente. E io ovviamente, pirla come sempre, su questa Jeep, questo qua che cantava, no? Che ci portava su queste Sì, è strade stato dissestate, bello con gente del posto. che sono molto seri, chiaramente anch'io ho detto, a un certo punto faccio anch'io la canzone, ho cominciato, la ciapa, vabbè, insomma, cose in pronuncia, ha capito, comunque siamo diventati amici, ma viaggio chiaramente che molti avrete fatto, però quello bello è stato poi quando Tosto che mi ha detto: senti, gli ho detto, andiamo a vedere questi posti dove hanno girato questo bellissimo film, che insomma, che poi non ha avuto un grandissimo successo, è stato un mesetto, però non è uno dei più famosi, però mi è proprio entrato nel cuore, mi era piaciuto tanto anche i posti. E così abbiamo preso questa macchina, abbiamo attraversato il confine
E siamo andati praticamente, siamo andati prima nella Baja Ensenada, la Baja Ensenada, La la Baja Baja California. California, Baja è quella insenatura è che già parla messo. che è del Messico, chiaramente, che sono dei posti stratosferici. Pensate che abbiamo scoperto in questo hotel Las Rosas, che è spettacolare, a strapiombo sulle scogliere. Una scogliera stupenda, a parte erano tutti americani, gli italiani non li vedevano perché non sono posti turistici, vanno solo i ricchi americani. Quindi noi eravamo gli unici italiani, ci guardavano come fossimo dei marziani, ti ricordi? Però ben amati dai messicani, perché gli americani sono un po' puzzosi quando andavano lì, nel senso, sei miliardari, un po' snob. Invece noi italiani, sai, un po' la lingua così, abbiamo subito, infatti mangiavamo, ti ricordi, con i camerieri, con i ragazzi della cucina, insomma, abbiamo subito socializzato, posti stratosferici. E abbiamo scoperto che lì girano veramente tanti film americani. Quella è stata, diciamo, il pezzo più bello. Poi siamo andati, siamo scesi, abbiamo fatto, mi ricordo, Puerto Vallarta, che è famoso per la love boat, pensate che è taormina, diciamo, del Messico. Sì, peccato che noi siamo andati ad agosto pensando di trovare il caldo mare. No, caldo faceva caldo, era umido, ma pioveva Purtroppo, tutti i giorni. Io mi ricordo pioveva che tutti i giorni. avevamo noleggiato una Jeep come macchina, l'abbiamo dovuta cambiare perché cioè, continuava a piovere, era una Jeep scoperta, bellissima, folcloristica e tutto, ma l'abbiamo dovuta cambiare perché non, cioè, Pioveva sempre. l'acquazzone quotidiano c'era sempre. Poi non è che siamo andati nell'hotel ai tempi 3-4 stelle, siamo andati in una pensione loro, non so se era 2 stelle, dove erano tutti messicani, anche lì non c'era un italiano, mi pare oro verde si chiamava, cioè c'era da avere paura. Intanto ti guardavano male ogni volta che passavi, perché, come dire, questi che cacchio ci fanno? Per me erano tutti gangster, narcotrafficanti, perché quel periodo lì. E poi facevamo noi sempre amicizia con, non so, i guardiani notturni, queste persone. Pensate che siamo stati lì, mi pare, 3-4 sere, giusto, eravamo sempre lì. L'ultima sera siamo andati in sala giochi, pensate che quando rientriamo, chiediamo di Ciro, questo ragazzo, e c'è la polizia, la guardia civile, praticamente erano entrati coperti, cappucciati, e Una nei... rapina. Una rapina proprio a mano armata, hanno sequestrato lui, l'hanno legato, hanno portato via i soldi. Noi eravamo sempre lì tutte le sere. Tutte le sere. Quella sera L'unica ci siamo sera. attardati di più, perché tutte le sere tu volevi andare in sala giochi e dopo ci fermavamo a parlare con il guardiano notturno, ma quella sera ti eri fermato al gioco lì, Era l'ultima. quello delle rane che schiacci. Forse era l'ultima, sì, era l'ultima sera, allora tu volevi fare il gioco delle rane che si schiacciavano lì e quindi grazie a quello ci ha salvato, se Sono no salvato una arrivavamo in vittoria. piena rapina, ci facevamo neri, poi due italiani, due europei, figurati. Lì ci hanno detto che se vedevano che eravamo italiani ci potevano sequestrare, non tornavano. Adesso non eravamo qua a rompervi le scatole. Sì, molti di voi diranno: ma perché non l'hanno sequestrato? Lo so, la vita è così, riserva anche delle amare sorprese. Purtroppo a noi non è toccato, soprattutto per No, lei, poverina. Tanto più che non l'avevamo detto che. però per un pelo l'abbiamo scampata quella volta. Ovviamente i genitori non sapevano niente, ma poi la cosa bella è che a un certo punto facciamo anche il confine, siamo arrivati al confine, questo prima che ci siamo mossi, no? Mi sembra l'anno dopo, e una sera faccio una premessa, il confine col Messico, ci sono più entrate, ce n'è una principale, ma dal Messico può entrare anche nelle cittadine minori. Allora, già dicono che entrare in quella principale, cioè la frontiera, quella classica, dopo San Diego, in sostanza, è pericolosissimo perché, soprattutto Sì, quegli ma anni. abbiamo fatto anche quello. Una volta siamo entrati da Tijuana, che non so quanti chilometri di coda abbiamo fatto, che siamo stati fermi in coda. Invece l'anno prima eravamo entrati da... Douglas, che è una cittadina di sì, confine. dove... aspetta, dove hanno girato l'OK Corral? Sì, Thompson, che la Tombstone, conosco. Però il paese, ecco, quell'anno, quella sera lì, mi ricordo con Roberta, anche lì noi non sapevamo, prendiamo questo albergo, no? Ovviamente tutti messicani, non c'era un italiano, ci hanno guardato subito male, e ti ricordi che la porta non si chiudeva per dormire, c'era sta No, porta dove aveva gli pensato di ubriachi. fare i turni per Sì, non praticamente abbiamo fatto l'unica notte lì, e passavano proprio col cappello questi messicani ubriachi che aprivano la porta e guardavano. Quindi mi ricordo che abbiamo fatto la notte sì, proprio penso adesso. una roba da terrore unico, c'entrava chiunque, vabbè. E
E quella sera lì, siccome ripeto, no, l'incoscienza di quell'età, la pazzia, e dico a Roberta, non so se era tipo mezzanotte, ovviamente nella cittadina americana che è proprio attaccata, no, c'è proprio una striscia, no, che la divide, e proprio li cambia, no, perché nella città americana c'era il McDonald's, la luce, già se tu attraversi quei 20 metri, no, c'è Agua Prieta. strade dissestate, e le dico, Roberta, facciamoci un giro qua, dai, passiamo la dogana 10 minuti, entriamo in questa cittadina qua, e torniamo, Cioè, in realtà eravamo andati apposta per andare lì, perché lì ma era stato girato un pezzo di film, però l'intenzione era di andare il giorno dopo, di giorno, con calma. e Poi già Teresa lì mi ha era detto, ma se andiamo a pericoloso. fare un giro adesso, a mezzanotte, cioè. Quindi andiamo a fare un giro al lago di Como, ecco. Io l'ho detto, dai, prendiamo. Pensate anche io che cretino, avendo anche, diciamo, una ragazza dietro con me, no? Lei mi dà la corda, giustamente, Ma due sì, proprio incoscienti. l'incoscienza dei 20 anni, veramente. Praticamente entriamo. Pensate alla roba bestiale, bestiale, che appena entri, almeno i tempi, quindi entravi, passavi la dogana, perché a entrare non ti dicono niente, praticamente non c'è. Io mi ricordo, abbiamo fatto forse 500 metri, allora, buio pesto, strade dissestate, Pazzesco. ubriachi da tutte le parti, li vedevi proprio con gli abbaglianti seduti per terra, che praticamente, ti ricordi, ci hanno inseguito con le bottiglie, praticamente ci volevano fare la pelle, quindi torna indietro. Quell'ingresso è durato, mi pare, 1 minuto e mezzo, torna Sì. indietro e quindi fa inversione per rientrare Negli nella Stati Uniti. Sì, Stati Uniti, ma eravamo lì, abbiamo fatto 5 tutto il minuti, per ora era il giro. confine. Praticamente ci chiedono il documento, no? E io tranquillo glielo do a Roberta, passaporto, lei l'ho lasciato in albergo. Certo, perché non era previsto. Cioè, tu hai Sì, ma il detto così, ma se passaporto andiamo si fuori a porta fare un sempre, giro, tesoro mio, ma in quei posti devi andare. anche Perché lì, sono insomma, posti pericolosi, vabbè. Praticamente io poi, ce lei l'avevo. parla molto bene in spagnolo, se l'è fatta capire, fa, e l'ho lasciato in albergo. Questi qua, mi ricordo due con gli occhiali anche, sapete, tipo Passare Cobra, lì Sylvester Stallone, quelli il rispetto confine dal Messico agli Stati a me. Uniti Ci senza fa passaporti è da folli, proprio da folli. parcheggiare, ci hanno perquisito la macchina, tutto, con la pila per vedere se c'era la droga dentro, sotto, perché ci raccontavano che spesso cosa fanno? Mettono a quei pochi turisti i pacchetti di droga sotto, così se ti fermano sono cacchi tuoi, e loro passano, no? Altrimenti poi dopo, appena ti fermi quando entri negli Stati Uniti, loro la riprelevano, magari quando stai dormendo, stai prendendo qualcosa, e passano illesi, no? Indenni. Beh, morale, mi ricordo, lei un po' comincia a piangere, io non... Ma no, c'era ma un io odore ero terribile, veramente ma incosciente, perché io dicevo, vabbè, io ma me la sono tanto sono fatta qui su. a 5 minuti, se volete accompagnarmi in albergo è qui il passaporto, però non funziona così. Io ricordo questi due che volevamo fare anche la pipì, gli ho chiesto, mi hanno detto di no. Fortuna che siamo stati, mi pare, con un paio di orette, con tutte e due, col fucile mitra così, vicino alla mia portiera. Voi immaginatevi una roba così. Un paio d'ore. Hanno fatto il E terzo grado, ci hanno chiesto di ci tutto. hanno detto, poi dopo siamo entrati, è arrivato il capo dogana, non lo so, piccolino con gli occhiali, sembrava un impiegato, cioè non gli davi una lira, dico, cacchio, questa... era il capo di tutti, insomma, ovviamente ha chiesto: ma voi, ma che siete? Ma che cacchio siete? Tanto mille domande, perché pensavano avessimo la droga, perché Ah, lì potevamo essere le persone si passa solo ideali, insospettabili. per portare o esportare la droga. Quindi, probabilmente hanno visto lei spaventata, hanno visto la mia faccia, cioè, la vedi di un pirla, ha Sì, detto poi questo qui, hanno Massimo capito gioca che ancora eravamo con i soldatini, che cosa. incoscienti. E quando gli ho detto, no, ma io sono venuto qua perché l'ho visto in un film Tipo. americano. Gli ho detto, mi era piaciuto sto posto e volevo vedere. Non ho capito se mi ha Avrò detto, sono compatito. pazzi questi. E in sostanza ci hanno accompagnati, poi ci hanno scortato, mi ricordo, con la macchina lì a questa pensione dove siamo scappati subito. Però ecco, quando ci hanno scortati, era bello, perché quando siamo arrivati, diciamo, poche ore prima, ci guardavano come dire, ah, sti qui europei adesso li facciamo fuori qui. Quando siamo ritornati poi verso mattina con la polizia che ci ha scortato, gentile, si sono quasi cagati sotto, perché avrà detto, chissà questi chi sono, magari questi non sopportano droga, sono dei grossi narcotrafficanti, ed erano tutti con No, sorriso, noi proprio con secchiosi, la massima segnosi. leggerezza invece questo. Avevamo acquistato loro rispetto, perché chissà cosa chi pensavano che fossimo. Tra l'altro, per dirvi, la cosa bestiale è che poi, non so se molti lo sanno, io l'ho detto in un'intervista, seguo molto le serie Netflix, no? A parte su Netflix, ma anche su Rai 4, che ne fa veramente belle. E nell'ultimo anno hanno fatto Narcos, molti l'hanno visto, che parla proprio del Narcos Messico, è stupenda, parla, ed è la verità,
dell'ascesa di questo cartello, no? Di Sinaloa, che tra l'altro siamo stati, di Jalisco, queste di Tijuana, noi abbiamo fatto proprio i tre stati più pericolosi, dove in quegli anni, fine anni 80, primi anni 90, hanno fatto stragi, c'erano attentati nelle città, sequestravano tutti i turisti, li facevano di tutti i colori, ricordo, tagliavano le tette, guarda, una roba bestiale e non è una balla. E praticamente quando l'ho rivisto, ero davanti alla tele una sera, sono impallidito, credo di essere rimasto senza parole per mezz'ora, perché ho detto, ma dove siamo andati? Praticamente tutti questi 5-6 posti, io e lei li abbiamo fatti da soli, con una Pontiac. È bello che andavamo in questi alberghi, parlavamo, spavaldi con la gente, ci mischiavamo. Pensate che quegli anni sequestravano qualsiasi persona, non fosse messicana, chiedevano grossi riscatti e se non pagavi nel giro di poche ore, ma tipo come facevano da noi in Sardegna, ti mutilavano, cioè Ma ti io non lo rapivano. sapevo, perché sennò Ma per neanche io lo noi sapevo, l'abbiamo scoperto adesso. Quindi viveva per proprio dire. nella... Per noi era un viaggio, cioè per te per il film, per me comunque sia viaggiare è la cosa più bella che c'è, quindi era tutta sete di conoscenza. Diciamo, No, poverina, lei avrebbe voluto fare un viaggio un po' più romantico. Abbiamo fatto un po' gli Stati Uniti. beh, però... Peccato, peccato che quei 10 giorni in Messico, probabilmente siamo tornati che già io ero magro ai tempi. Meno di, pensate che ero 10 kg meno di adesso, immaginate che cosa non ero. Proprio... Penso di averne persi 5 o 6 e siamo arrivati che mi ricordo che i nostri genitori li abbiamo raccontato dopo un anno, mi sembra, perché i Ma film... io penso mai. Vai, lo scoprono stasera. Vabbè, comunque, spero, vabbè, ragazzi... Era un modo per raccontare un qualcosa, volevamo condividerlo con voi, poi non so se lo pubblicheremo o meno adesso, tanto una diretta tra me e lei, però era carino, ho detto, ma sì, perché non raccontarlo anche magari, no? Non c'è niente Ah, di sono male, esperienze che non si però è dimenticano. un'esperienza che sì, l'ho raccontato un po' qualche Effettivamente è volta, stato il viaggio più bello proprio però a perché parte comunque questo... in 2 anni, un po', comunque 3 settimane negli Stati Uniti, in Messico non è da tutti i giorni, insomma. Adesso poi, se penso in questo periodo, comunque è stato, cioè, se non il viaggio più bello, uno dei più belli in assoluto. Sì. Poi va bene, abbiamo fatti altri, abbiamo fatto un Senegal, siamo andati in Spagna, abbiamo girato pare quegli anni si girava molto e poi Las Vegas, beh, ma quella tanto tutti la conoscono, quindi c'è poco da dire, a parte che sono degli stronzi terribili per la pronuncia, perché ti ricordo una sera mi ricordo a uno al bar gli ho chiesto scusi, in inglese, sorry, may I have dei popcorn? E lui, what? Continuava io. Popcorn, oh, don't understand. E l'ho chiesto 10 volte all'undicesima. Ai tempi, adesso mi vedete, sembro calmo. Ero molto irascibile, non ero così. Stavo già saltando addosso, no? Perché mi stava partendo proprio lei. Ho detto, adesso gli metto le Sembrava mani. facesse finta di non capire. Sembrava ci pigliasse per il sedere, per non dire altro. A un certo punto, io ridendo, ma ridendo, ho detto, vabbè, la prendo, ho detto, dei, tipo alla Sordi, do you have dei popcorn? E lui, oh, yes, popcorn! Cioè, dovevo dire popcorn e non popcorn. E si era, o fingeva di non capire, oppure No, per veramente. noi, a noi sembra uguale, per loro è Per cioè, loro, come se dicessimo evidentemente. un'altra parola e non capiamo. E Cioè... abbiamo capito quanto io voglio bene agli americani, ma quanto siano, tra virgolette, un po' La stronzini su pronuncia questo. Non della ti perdonano la Calzina a Las pronuncia. Vegas in particolare è terribile. Non... Poi dovete dove, vabbè, poi dai, chiudiamo per non tediare troppo. Sì, dai, abbiamo fatto mezz'oretta. Poi chiudiamo, che so, vi rompiamo troppo. Poi vi vengo, ma ce ne sarebbe da raccontare 1000 puntate. Pensate che, vabbè, molti lo sanno, io ho una fobia, no? Terrore dei rettili, dei serpenti, no? Un po' lo sanno, credo un po' tutti, ma proprio l'unica cosa, vabbè, state di coscienza. Eravamo nel deserto del Messico, che è anche peggio, ma anche nella Death Valley, sapete, dove è pieno di crotali, di serpenti a sonagli, e io mi mettevo lì, oh, col sedere lì, nello, oh, che bello, sono Romy, mi mettevo lì, che bello, a fare il bisognino, oh, senti questa erbetta, senti, però com'è rinfrescante, che mi hanno detto ogni 20 metri c'erano serpenti, e lì è andata anche che ti entrano in macchina, i tubi di Wow. scappamento. Per dirvi l'incoscienza, eppure, malgrado tutto, siamo qua vivi, non è Beh, ci è successo andata niente. bene, dai, Ci è soprattutto andata lì a bene. Cancun, per lì in quei posti malfamati messicani per seguire i posti del film dove c'era il monastero lì isolato, cioè Pensate, questi di Revenge, il mio film preferito, Kevin Costner, così, non l'hanno mai saputo. Dovrebbero pagarci per il rischio, per quello che... Sì, Comunque, non è da veramente... tutti, Non è, seguire i mi posti. aveva ossessionato, perché pensate che c'era ancora
dentro la musica, tutto bellissimo, veramente bello proprio, e soprattutto le location, proprio probabilmente il Messico ce l'avevo inconsciamente dentro e lo consiglio a tutti, al di là degli Stati Uniti, beh, adesso forse è un po' Cioè, pericoloso poi perché... tutti vanno all'est, nella zona di Ecco, bravo. Cancun, cioè noi invece proprio all'ovest, dalla parte Ecco, perché, opposta. esatto, perché dovete sapere, per chiudere, del Messico, che l'est è la parte europea turistica. Noi siamo andati nell'ovest, che per assurdo è la parte più selvaggia, più Infatti non pericolosa c'erano anche, italiani, e praticamente dove italiani non c'erano. ad agosto poi. Non c'erano italiani, veramente, credetemi. Ce l'ho Però sentito. l'unica cosa bella è stata che quell'anno, ripeto, Puerto Vallarta, pensione in un vicolo sperduto con due messicani. Vedo uno che mi saluta, ciao Antonio, io torno indietro, non ero mio collega quando lavoravo in un ufficio del piano di sopra, cioè vi rendete conto, era lì in quel posto sperduto, vabbè, poi non ci eravamo simpatici, quindi ci siamo detti solo, ah che ci vai qua, bello, ciao, ci vediamo a Milano in ufficio, vabbè, per dirvi, però è stata veramente un'esperienza bellissima, la consiglio a tutti, c'è cioè, il Messico, veramente, ecco, se posso chiudere. Se qualcuno ha seguito questa cosa dalla Z, andate, ma andate a vedere la parte anche più, magari ecco, fate come noi, andate in alberghi a 4 5 Visitando appunto stelle, cose illegali. trovate una guida, però è Però sì, i veramente posti meno turistici alla fine sono quelli che ti restano più nel cuore. Cioè. ma anche la gente, non è rimasto il Sì. cuore, perché sono poverissimi, non hanno niente, tempi ancora peggio, penso, e vivevano sotto questa dittatura del narcotraffico. Eppure veramente persone gentili, squisite. Poi basta che gli dite Mario del Monaco, conosci Mario del Monaco? Oh sì, Caruso cantante, loro sono rimasti ancora. Felicità, Albano e Romina, basta. Cominciano a cantare queste canzoni, siete loro ospiti a vita, vi danno l'anima, perché l'Italia è sempre nel cuore comunque. C'è poco da dire. Alla fine l'italiano. Ecco, l'unica cosa è che appena arrivi ti dicono che a me mi guardano in faccia e fanno: ah, tu mafia, dico, no, no, mafia, dico io. No. Tu mafia, ok, senti, mafia, mi dicevano. Quindi non c'era modo di dissuaderli, che non tutti siamo vabbè, ma questo è un po' un cliché in tutto il Sì. mondo, giustamente. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto questa cosa inedita, questa stupidata, non lo Non so so. quanto mi interesserà, però è stato divertente. Vabbè, non importa, adesso Abbiamo qualcuno. ricordato i vecchi tempi. Molti magari si rivedranno e dai, è un modo leggero per conoscere qualcosa in più, dai, penso di me, che molti mi dicono non si sa mai niente, vabbè, ovviamente ho parlato del passato, me ne guardo bene parlare del presente. Nel Fu. passato si avete conosciuto, no, ma a parte me soprattutto Roberta, dai, che lo scopo era soprattutto di farvi conoscere anche Roberta, che vedete, è bravissima, è preparata, no, non perché per il passato. Ma è proprio una persona di tante qualità e la cosa bella è che è modesta, non si dà arie, lo vedete. Non ho motivi per No, no, mentire. veramente, proprio top. Sono contento insomma, di aver ripreso perlomeno solo artisticamente, ci mancherebbe comunque questa nostra frequentazione via Skype, Roberto, è molto Tanto placente. come tutti in questo Come periodo, tutti, no, esatto. almeno speriamo di essere un po' alla fine. No, vabbè, dai, era Però così. Come... dai, ci ha tenuto compagnia in Dai, quest'anno. la tutto Di poi chissà che magari Stoccolma. parleremo di altre cose, magari altri contenuti. Grazie ragazzi, speriamo vi sia piaciuto. Insomma, vorrei essere anche un po' un omaggio, dai, a voi che ci seguite per fare qualcosa di diverso, va bene? Una buona serata a tutti. Bacione. Ciao, ciao. Ciao Antonio, ciao Roby, alla prossima. Ciao, ciao, Anton.